Grazie, io sono segretario regionale del Piemonte e vi voglio portare una riflessione che è legata a ciò che abbiamo detto naturalmente questa mattina e ad un aspetto che io reputo centrale del ragionamento che Fausto ha espresso ieri con la sua relazione, e cioè l'idea che i giovani democratici debbano essere uno strumento di rappresentanza della nostra generazione. E voglio dire che questo è innanzitutto una sfida che ha a che fare con il tema della partecipazione nella nostra organizzazione. Io penso che non sfugga a nessuno la difficoltà che abbiamo come organizzazione giovanile, in quanto espressione del mondo dei partiti, ma anche in quanto espressione di una tipologia di giovani che si impegna nella politica a relazionarsi con i giovani che stanno fuori dai nostri mondi. Credo che non sfugga a nessuno la difficoltà, in una fase come questa a maggior ragione, ma è da molto tempo che viviamo questa difficoltà, di dare una cittadinanza dei giovani democratici in quanto realtà politica e partitica nel fluido mondo della partecipazione giovanile. Ci sono molte diffidenze, ci sono molte difficoltà da parte dei giovani, ci sono spesso argomenti nutriti di facile antipolitica e poi ci sono naturalmente delle diffidenze che noi dobbiamo assumere come nostre. Dobbiamo assumere come nostre perché sono le diffidenze che i giovani hanno nei confronti della cattiva politica. E se noi non abbiamo in testa un'idea di buona politica, se non abbiamo in testa un'idea di che cosa vuol dire mettere a servizio un'organizzazione per le giovani generazioni, rischiamo di cadere nel tritacarne che oggi trita la politica in generale. E per noi da questo punto di vista si pone la questione: dove devono stare i giovani democratici? Come devono stare i giovani democratici nelle loro generazioni? Noi siamo una realtà composita dal punto di vista delle realtà sociali che esprimiamo. Siamo giovani studenti, siamo universitari, sempre di più siamo lavoratori, sempre di più. Siamo una giovanile che, almeno nella nostra realtà, progressivamente si alza anche in età media. Siamo una giovanile che ha bisogno di tenere insieme queste diverse necessità, questi diversi bisogni, e che ha bisogno di ripartire da lì, nel rapporto con tutti coloro che si occupano di questi temi in una maniera diversa, legittimamente diversa. E penso al mondo dei movimenti, al mondo delle associazioni, penso a tutte quelle realtà che nella fluidità del movimento giovanile di oggi legittimamente si candidano a esprimere dei bisogni, delle necessità, delle opinioni. Non dobbiamo guardare con diffidenza e con timore a quei mondi, dobbiamo candidarci a interloquire con quei mondi, ma dobbiamo candidarci a farlo orgogliosi della nostra specificità. Dobbiamo essere capaci di andare a spiegare ai nostri coetanei che una giovanile di partito ha la possibilità di avere la visione che tiene insieme tutte le esigenze, tutti i bisogni che le diverse rappresentazioni sociali e le diverse componenti sociali dei giovani esprimono. Dobbiamo essere coloro che dicono alle associazioni che si occupano di ambiente, alle associazioni che si occupano di militanza studentesca: qua voi trovate una prospettiva che mette insieme tutto e che cerca di far interagire tutto per costruire una visione diversa. Guardate, io credo che ci siano modi e modi per tenere insieme. Si può tenere insieme in maniera programmista, e cioè cercando di dare una risposta qua, una risposta là, un approccio, diciamo così, iperamministrativo nei confronti della politica. Veniamo da un periodo nel quale si dice che il post-ideologico è questo: essere concreti, essere programmatici e dare un profilo programmatico.
Eppure con il post ideologico arriviamo a un mondo nel quale la giovane generazione si trova, almeno a mio avviso, sprovvista degli strumenti concettuali attraverso i quali innanzitutto analizzare la realtà sociale nella quale ci muoviamo. Sprovvista. Ci troviamo, come dire, schiavi di un'ideologia del buonsenso secondo la quale ciò che va fatto nella politica è semplicemente ciò che è di buon senso, al di là del fatto che in realtà ciò che viene proposto come di buon senso il più delle volte risponde a interessi, risponde a opinioni, risponde a mondi. Abbiamo bisogno di tornare a dire invece che noi mettiamo insieme, che noi ci candidiamo a mettere insieme le esigenze e i bisogni dei più attraverso una visione che vuole essere qualcosa di più di questa linea post-ideologica programmistica in cui semplicemente basta essere pragmatici e dire cose di buon senso. Una visione che sia innanzitutto la riscoperta per i giovani della nostra età della possibilità di leggere il mondo nei suoi cambiamenti. E la relazione di Fausto è questo, secondo me. Io lo ringrazio per questo, perché ritroviamo la passione di leggere innanzitutto il mondo e di leggerlo da una prospettiva che noi ammettiamo. Non diciamo che è solo il buon senso, diciamo che è una prospettiva e che come tale si incarna e si radica nei bisogni, innanzitutto i bisogni della nostra generazione e, come diceva bene Grimaldi stamattina, i bisogni dei più deboli. Se noi riusciamo attraverso la visione a riappassionare i giovani, a dire guardate che non è una perdita di tempo, guardate che riusciamo a ricostruire insieme un tessuto per dare delle risposte, per cambiare dall'interno quei partiti che dovrebbero e devono candidarsi a dare risposte davvero, noi saremo riusciti a fare già di per sé un favore alla democrazia. Grazie.